tappo. Ok, quando vuole, Presidente, grazie. Allora, eccoci qua. Cominciamo con i dati come ve li diamo di solito, così come comunicati al Ministero. Allora, tanto cominciamo con spiegare il perché oggi c'è un dato di 56 nuovo contagio, non nel bollettino che vi sto appena dando, che coincide con il nostro modo di mettere i dati, con 52 casi in meno, sono 2.875, quindi il trend positivo, ma dalla somma così come aggregata dalla Protezione Civile Nazionale risultano 56 nuovi casi. Bene, di questi 29 arrivano tutti da una sola RSA, dove è stato individuato un cluster proprio in queste ore, l'RSA Santa Marta, dove una quindicina di giorni fa una paziente è stata ricoverata al San Martino per una doppia frattura di tibia e di perone. Doppiamente tamponata e risultata negativa a entrambi i tamponi, è stata poi riammessa nella RSA, dove manifestava sintomi di Covid il giorno successivo, ed è stata ricoverata nuovamente al San Martino. Nei giorni successivi altre 5 casi sono scoppiati nella RSA. A quel punto sono stati tamponati ovviamente tutti gli ospiti e tutto il personale, e a oggi risultano in quella stessa RSA 29 casi, di cui esattamente 20 ospiti e 9 personale della RSA. Quindi è un dato evidentemente anomalo, che ho visto che desta qualche preoccupazione, non la desta a noi, perché dimostra il fatto che le RSA della Liguria fortunatamente sono sotto controllo e quindi i cluster vengono individuati con rapidità. Certo, è un cluster importante da 29, ma ovviamente isolato, e quindi non rientra nella circolazione di virus in comunità, e questo ovviamente ci conforta. Al netto di questa anomalia nei dati, ma che è in realtà un cluster, 29 dei tamponi arrivano da lì, 2 arrivano in un'altra RSA e gli altri sono in linea, diciamo, con la circolazione rilevata dalle squadre GSAT, quindi è un dato che si riferisce a un cluster specifico, lo ripeto, di un RSA della città di Genova. Per quanto riguarda gli altri dati, direi che siamo in tendenza, 2.875 casi, infatti 52 in meno secondo il nostro calcolo che esclude i guariti e i morti, a differenza del calcolo nazionale come vengono aggregati i dati. Tutte le province sono in calo: Savona 478, Spezia 81, Imperia 331, Genova 1982, 3 tamponi ancora in fase di verifica. Tornano a calare gli ospedalizzati dopo che ieri erano cresciute da alcune unità, cioè sono meno 5 persone, siamo a 198, torniamo sotto i 200, sole 7 le terapie intensive, l'ASL 1 ha 34 pazienti con 3 terapie intensive, 1 in più, il Policlinico San Martino 19 pazienti con una sola terapia intensiva, siamo quasi alla chiusura delle terapie intensive del San Martino con meno 3 pazienti, il Galliera, l'ospedale Galliera ha 35 pazienti, 4 in meno con nessuna terapia intensiva, Villa Scassi ha 40 pazienti con una sola terapia intensiva, l'ASL 4 del Tiguglio ha 10 pazienti con nessuna terapia intensiva, l'ASL 5 ha 16 pazienti con nessuna terapia intensiva. Calano ancora i pazienti che stanno trascorrendo la malattia al domicilio, che sono sotto i 500, 413, 53 in meno di ieri, clinicamente guariti crescono di 6 unità, guariti totalmente con doppio tampone negativo come da procedura sono 5.377, ovvero 106 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 947, erano già ieri sotto i 1.000, abbiamo 2 sole schede decessi nelle ultime 36 ore che risultano registrate il 31
il 31 per data, possiamo dire che nelle ultime 24 ore non vi sono stati decessi negli ospedali liguri, e questo direi che è il migliore dato per una volta della giornata, ed è la prima volta che mi capita di dirlo su questo, su questa tribuna. Quindi noi oggi abbiamo una situazione che continua ad essere in costante miglioramento. Tra poco, dopo le celebrazioni che tra poco cominceranno per il 2 giugno al Teatro Nazionale, tornerò in Regione per firmare un'ulteriore ordinanza, speriamo sia una delle ultime, che consente anche l'apertura di terme e centri benessere, questo per consentire ovviamente anche alle strutture ricettive che dal 3 potranno ospitare turisti di altre regioni di poterle utilizzare secondo i protocolli di sicurezza che sono stati approvati settimana scorsa dalla conferenza delle regioni. Vi ripeto, per la notizia che mi sembra più rilevante oggi è quella dell'individuazione di un nuovo cluster all'interno di una RSA, quindi in un luogo protetto, non a contatto con la circolazione delle persone, su cui sta lavorando già Alisa. È purtroppo accaduto, era già accaduto, qualcuno lo ricorderà, con l'ospedale di Lavagna, dove un soggetto che aveva avuto doppio tampone negativo aveva poi infettato, trattandosi di un falso negativo, un nostro reparto. È successa la stessa cosa purtroppo in una RSA, ma stiamo ovviamente lavorando, il contagio evidentemente non si può espandere oltre gli ospiti di quella singola RSA in cui le strutture sono già al lavoro, sia quelle dell'RSA stessa sia quelle della nostra sanità pubblica. Questi sono i numeri, adesso vi lascio, sindaco vuoi parlare subito così vieni via con me, vi lascio un secondo al sindaco di Genova, poi vi lascio a Sonia Viale e all'assessore Cavo, perché da in queste ore stanno partendo i centri estivi che avevamo autorizzato, e quindi vi darà le ultime illustrazioni su questo. Grazie. E poi andiamo al teatro. Bene, allora, qualche novità sugli spostamenti del weekend. Venerdì è stato un giorno allineato a tutta la settimana scorsa, sabato gli spostamenti sono diminuiti, domenica sono diminuiti ancora di più, quindi domenica siamo a 40% in meno rispetto alle domeniche pre-Covid. Però diciamo che la domenica è passata bene, abbiamo avuto anche un discreto affollamento sulle spiagge, adesso parlerò delle spiagge, però per quanto riguarda gli spostamenti direi che siamo in una situazione gestibile, però dobbiamo sempre pensare di andare in giro con le mascherine, sempre pensare di utilizzarle quando siamo vicino ad altre persone, sempre pensare che il distanziamento è una cosa importante. Quindi ancoriamoci a queste norme e faremo tutto il possibile per uscire da questa storia. Per quanto riguarda invece le spiagge, dobbiamo dire che sia la giornata di sabato che la giornata di domenica e la giornata di oggi hanno dimostrato che c'è stato affollamento. In due o tre spiagge abbiamo raggiunto il massimo e quindi abbiamo dovuto chiudere gli ingressi, soprattutto a Levante. A Ponente invece, escluso Villa Azzurra, che è quella tra Vesima e Voltri, che anche quella è raggiunta la saturazione, c'è sempre stato posto per tutti. Addirittura c'è una spiaggia tipo quella di Multedo che ha raggiunto solo il 20% ed è enorme, c'è un sacco di posto. Quindi ricordiamoci, se vedete che non potete andare ed è completata la spiaggia dove volete andare voi, ricordatevi che c'è Multedo, c'è Pegli, e verso la metà fine settimana sono confidente che riusciremo anche a aprire Voltri e quindi avremo anche in più tutta la spiaggia di Voltri. Il sistema funziona, direi che funziona bene, non ci sono stati affollamenti, non ci sono state code e diciamo che nessuno ha avuto manifestazioni di intolleranza nei confronti degli steward, di questo ne sono estremamente contento, perché vuol dire che la città di Genova sa come comportarsi in queste situazioni. Quindi direi che alla città dico grazie e andiamo avanti così. Domani sarà un'altra giornata ovviamente con possibilità di andare alla spiaggia, ricordiamoci che quando vedete che una spiaggia è satura ci sono le spiagge vicino che possono ancora avere dei posti liberi. Per quanto riguarda il BAI, che è stata una delle spiagge su cui c'è stata una lamentela specifica per quanto riguarda le scogliere, allora abbiamo deciso di attrezzare anche le scogliere per dare più capienza, abbiamo raddoppiato la capienza della spiaggia del BAI che andrà anche a occupare le scogliere a fianco, per cui ci sarà il controllo anche sulle scogliere come i cittadini hanno richiesto.
le cose stanno andando bene, sono contento, come dicevo, sia degli steward, che ringrazio molto, la Protezione Civile, che ringrazio ancora di più, e soprattutto la nostra polizia locale, che sta facendo un grandissimo lavoro con grande sacrificio e tanto straordinario. Da loro siamo grati sin dall'inizio di queste emergenze che abbiamo avuto a partire dal Ponte Morandi. Sono un bel esempio di come una città sa reagire. Si rimboccano le maniche tutti i giorni e lavorano con noi. Grazie a tutti voi. Buonasera, avete sentito le parole del Presidente, sulle RSA c'è una massima attenzione, è dimostrato dal fatto che nel momento in cui si è avuto un'evidenza si è agito tempestivamente, la situazione ovviamente è stata messa sotto controllo, persone che avevano necessità di ricovero sono state ricoverate, le altre sono tutte in osservazione e ovviamente non hanno, diciamo, necessità di ricovero ospedaliero. Questo ci fa anche capire e comprendere come la massima attenzione nei confronti dell'RSA non faccia scattare l'autorizzazione all'interno dell'RSA in modo automatico per le visite dei parenti e dei familiari. È doloroso, è un qualcosa che io ricevo molte email, molte richieste della possibilità di tornare a vedere i propri cari. È un momento in cui dobbiamo ancora con grande attenzione proteggere i nostri anziani nelle residenze e quindi è chiaro che anche se sotto la responsabilità delle direzioni sanitarie delle varie residenze dobbiamo dargli anche il supporto e quindi non scaricare la responsabilità interamente su di loro, ma supportarlo anche su scelte complicate e complesse come quelle di vietare le visite dei propri cari. E parallelamente a quella che è un'attenzione che comunque non deve venire meno, perché siamo in una fase di riapertura, il 3 con anche l'apertura dei confini tra regioni, questo significa comunque che questo gesto anche di generosità rispetto alla necessità di dover affrontare le esigenze del mondo economico, produttivo e sociale deve comunque far mantenere alta la soglia di attenzione rispetto delle regole. Sto seguendo e monitorando che da parte dei sindaci c'è tanta collaborazione nell'imporre, nel fare le verifiche, di questo li ringrazio molto e vedremo anche con la possibilità dell'arrivo di altre persone da altre regioni come ancora di più incidere sul fatto che le regole che stanno seguendo a casa loro debbano essere soprattutto anche seguite qui da noi. E c'è un ulteriore bisogno emergente della popolazione ligure, che è quella di poter riprendere quelle che erano le attività ordinarie di salute, e tra queste io metterei anche al primo posto gli screening. Gli screening sono un qualcosa del quale come Regione Liguria dobbiamo essere fieri, li abbiamo fatti raggiungendo delle percentuali molto importanti e in particolare sugli screening mammografici. Ho dato un input forte all'ISA e alle aziende di riprenderle il prima possibile. Le donne in particolare con gli screening mammografici hanno su questo fanno un investimento sulla propria salute e lo facciamo anche noi come sistema sanitario. È importante non lasciarle sole in questo frangente e dargli delle risposte, quindi il riavvio delle attività su questo fronte deve essere, diciamo, prudente certamente, ma in qualche modo determinato. Da più parti ricevo anche le richieste di ritornare su tanti fronti, sia le riaperture del CUP che il Presidente ieri ha annunciato, ma io vorrei anche fare una riflessione con chi sta ascoltando. Tutti dicono ma si riaprono le attività commerciali e parallelamente si deve riaprire tutto quello che riguarda il mondo della sanità. Non è proprio la stessa cosa. Il mondo della sanità, vuoi gli ospedali, i nostri ambulatori, gli studi medici sono frequentati anche da persone che hanno
particolari patologie, persone fragili, e quindi è chiaro che non possiamo comportarci così come ci possiamo comportare in altre realtà. Dobbiamo con prudenza riaprire, dobbiamo anche capire che sono i luoghi dove è più possibile che possa circolare il virus rispetto ad altri, e quindi dobbiamo con gradualità, in sicurezza per le persone che hanno necessità di recarvisi e per i nostri operatori, di monitorare attentamente ogni azione compiuta all'interno delle nostre strutture, dai percorsi separati alle operazioni di vestizione del personale che deve proseguire e che allunga i tempi di visita. Insomma, è un'attività complessa sulla quale siamo impegnati, quindi non è che non ci stiamo occupando di questo tema, quindi direi non argomentiamo oggi su questo. Vedo tante richieste anche con toni accesi. Abbiamo una sanità che è appena uscita da una pandemia con numeri elevatissimi di ricoveri ospedalieri, ci stiamo riorganizzando per ritornare in un regime ordinario, ma anche sotto la vigile osservanza dei paletti messi dal Ministero, perché sapete che dobbiamo mantenere il sistema capace di riaprire le strutture in pochissime ore. Quindi è un esercizio complesso del quale appunto vi chiedo di avere attenzione, entrando nello specifico delle questioni e di non rimanere in superficie. Grazie. Buonasera a tutti, un aggiornamento sui centri estivi, che sapete per ordinanza regionale è possibile la loro apertura per lo 017 dalla giornata di oggi, una partita che abbiamo seguito insieme alla vicepresidente Viale, e avete sentito anche il riferimento del presidente Toti a un'ordinanza odierna che, diciamo, tra le nuove possibilità di apertura allegherà anche le ultimissima versione delle linee guida anche per i centri estivi, che rimangono sostanzialmente invariate. Abbiamo detto e ribadiamo che Regione Liguria apre con le linee guida che sono state approvate dalla conferenza delle regioni. Ci sono soltanto due piccoli dettagli che però sono importanti, ovvero nella rilevazione della temperatura corporea, che sarà necessaria tutti i giorni per i bambini ma anche per gli operatori e i loro accompagnatori, quella, diciamo, da non superare sarà la temperatura dei 37,5 gradi, non i 37,2 della versione precedente, e è preferibile che gli accompagnatori abbiano un'età inferiore ai 60 anni per la tutela della loro salute, però la formulazione questa è preferibile e non c'è, diciamo, la cogenza e l'imposizione. Questo per quanto riguarda quelle, diciamo, le linee guida che saranno definitivamente allegate all'ordinanza odierna. Contestualmente, ovviamente, tutto questo seguirà la comunicazione di questa ordinanza. Gli uffici di Regione Liguria hanno comunicato, lo stanno facendo e lo stanno diramando a tutti i comuni, a tutti gli enti gestori, a tutti i soggetti interessati. L'accordo che ogni ente gestore deve siglare con i propri operatori e con le famiglie. È un lavoro che abbiamo seguito insieme anche alla vicepresidente Viale, insieme ai sindacati che hanno suggerito, hanno avanzato alcune proposte che sono state accolte e che vengono inserite in questo accordo, che viene divulgato a tutti in modo che ogni ente gestore possa farlo proprio, e sulla base di questo accordo che mettiamo a disposizione di tutti, avviare l'attività. C'è molto interesse, c'è molta vitalità da questo punto di vista su tutti i comuni liguri, e chiaramente l'invio di questa documentazione chiarirà molto, darà un aiuto molto importante agli enti gestori su come appunto formulare questo accordo, insieme anche a un facsimile di comunicazione che ogni ente gestore potrà fare al proprio comune di riferimento. ANCI, che sta collaborando molto con noi, chiederà proprio ai vari comuni di individuare una mail di riferimento in modo che ogni ente gestore possa, come del resto prevede la nostra legge regionale, fare questa comunicazione. Il comune di Genova attiverà già da dopodomani, poi ovviamente andranno loro nel dettaglio, ma anche con loro abbiamo comunicato molto, l'avvio di un bando proprio per le iscrizioni per il servizio 06 dei servizi comunali, per le iscrizioni ai servizi gestiti dal comune, ma parallelamente a questi ovviamente ci saranno tanti privati e tante realtà che
che stanno attivando il servizio e anche a loro verrà comunicata proprio mercoledì una mail dedicata a cui inviare ogni comunicazione di avvio attività. Quindi si sta andando avanti con dei passi avanti assolutamente molto importanti nella costruzione del sistema per dare chiaramente risposta alle famiglie, per dare tutte le indicazioni, tutti i moduli chiari, corretti a tutti coloro che vogliono avviare l'attività, che per quello che ci risulta da un monitoraggio che abbiamo fatto coprono sostanzialmente tutto il nostro territorio regionale. La Regione Liguria chiaramente si è impegnata a erogare risorse, per cui questa settimana emaneremo il bando di Regione Liguria per i 6 milioni di euro che abbiamo già anticipato nelle intenzioni, lo erogheremo e quindi sarà operativo da metà giugno e quindi gli enti gestori che saranno attivi e che attiveranno i loro servizi potranno attingere, chiedere per quota bambino tramite ovviamente la iscrizione delle famiglie attingere a queste risorse che sono importanti per andare incontro a tutti coloro che si mettono in gioco, vogliono partire, dare una risposta chiara alle famiglie e anche ai bambini di tutte le età, perché lo ricordiamo, il segmento qui nella nostra regione è 0-17 anni. Grazie, non so se ci sono domande, ma credo di essere rimasta, mi sembra che possiamo chiudere. Grazie, buona serata a tutti.